Che schifo, che schifo, che schifo. L'ennesimo fallimento di una nazionale italiana. L'ennesimo fallimento di Gabriele Garavina. Ennesima medaglia di fallimento che si può attaccare al petto il nostro presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Forse più fallimenti ha questo personaggio qua e più gli danno incarichi di potere. Perché oggi parliamo dell'ennesimo fallimento. Parliamo dell'ennesimo fallimento di una federazione gioco calcio che non ha futuro. Ma qui, oltre a Gravina, la responsabilità di un'altra, del CT Milena Bertolini. Scelte folli, unica responsabile, scelte folli. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così ogni volta che ci sarà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Di cosa parliamo, signori miei? Di un'Italia che non ha mai giocato a calcio? Di un'Italia che è riuscita a vincere una sola partita con l'Argentina? Che in questo mondiale non ne ha vinto una, che oggi ha perso contro l'Argentina, contro la Svezia B. E come l'ha vinta la partita? Riuscendo un colpo di testa di una giocatrice che la signora Bertolina aveva tenuto 85 minuti in panchina. Cos'era questa? La sua resa dei conti verso le giocatrici in cui sono messe contro di lei? Perché mi sembra questa a me, tenere la Bertolina, tenere la Girelli, 90 minuti in 85 minuti con l'Argentina, 90 con la Svezia. Oggi tenerla 80 minuti, 70 minuti in panchina per cosa? Per cosa, signori miei? Perché ha voluto fare la resa dei conti? Oggi ha preferito Orsi, che oggi Benedetta non ha nessuna colpa. Andranno contro di lei perché ha fatto un gol, un autogol proprio da mettere in mano, ma la colpa non è la sua, signori miei. Ha preferito mettere Orsi e tenere in panchina Salvai. Ha preferito mettere Orsi e a mettere in panchina Salvai. Poi non mettiamo Saragama, non convochiamo Saragama, per quale motivo? Ditemi. Perché voleva giocare dal basso? Belli risultati, bellissimi risultati. Complimentoni. Complimentoni. Forse è facile sedersi degli studi di dov'era? 90 minuto domenica sportiva e parlare contro gli altri allenatori. Lì è facile sedersi. Sulla carta hai fallito, non avevo un gioco la squadra. Sulla carta la squadra non aveva un gioco. L'Africa, il Sudafrica, che è la sua seconda edizione che fa, non aveva vinto una partita finora. Non aveva vinto una partita. La vince oggi. La vince oggi. Ma di cosa vogliamo fare? Poi vogliamo parlare delle sue parole. Vediamo. Dispiace molto perché abbiamo lavorato duramente. Per cosa avete lavorato? Per questo scempio? Che oggi il Sudafrica, con tutto il rispetto, non aveva gioco, però aveva gamba e lasciava le giocatrici sul posto. Aveva lasciato le giocatrici sul posto, signori miei, ma stiamo scherzando. Il primo gol ci ha fatto. Cosa ha detto? Il primo gol ci ha fatto. Ci siamo fatti. No, aspettate, scusa, ma sono un po'. Il primo gol che ci siamo fatte, noi ci ha fatto paura. Noi stessi eravamo l'avversario principale. Ma che parole sono? E va bene, ma tu sei l'Italia! Sei dodicesimo nel ranking, il Sudafrica è 50° nel ranking. Che parole sono? Tu l'hai voluto capire che prima del gol, dell'autogol di Orsi, ci hanno messo più di una volta in difficoltà. Questo lo dobbiamo capire. Con l'Argentina lo dobbiamo capire che l'Argentina ci aveva messo in difficoltà. Siamo state fortunate a non prendere gol. La Svezia, però, abbiamo fatto 40 minuti di bel calcio. 6 minuti hanno fatto loro. 6 minuti. Meno male. La cosa buona di questa umiliazione è che dalla prossima volta non la vediamo più in panchina. Scelte folli. Non ho capito. Ce l'avevo contro le giocatrici della Juve. Non ho capito perché alla fine in questa squadra le uniche che ti hanno segnato sono state le giocatrici della Juve. Non convocare Saragama, non convocare Piamonte,
Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Sei l'unica responsabile oggi, poi il futuro. Non ha importanza il mio quanto quello del movimento. Ma quale futuro tuo? Che tu dovevi oggi, appena dovevi arrivare, non dovevi pensare, sì, che tanto fra qualche mese scade il contatto. No, no. Se dovevi, dopo questo fallimento, dovevi dire mi dimetto. Mi dimetto. Cose che non hai fatto. Cose che non hai fatto. Umiliazione su umiliazione. Signori miei, mo, con tutto il rispetto, importa, durante. Errore grave il suo pure. Perché tu non puoi, nel momento in cui l'Italia attacca, in cui l'Italia viene attaccata, tu stai fuori dalla tua porta. Errore gravissimo. Bottini, Linari, Orsi, Guglielmo, Giuliano, Caruso, Bonansea, Dragoni, Beccari, Giacinti. Ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Poi la Beccari, la Dragoni, l'Orsi, la Guglielmo possono essere il futuro del calcio italiano come volete voi. Oggi c'erano altre giocatrici a mettere in campo. Oggi c'era l'esperienza a mettere in campo. Oggi c'era da mettere in campo la Bartoli, la Ghiglione, la Girelli, giocatrice che giocavano a calcio, che erano fondamentali per le loro squadre. La Dragoni, ottima giocatrice, ma gioca nel Barcellona B. Gioca nel Barcellona B, gioca. Cosa volevi lasciare? Ah, ho lasciato il futuro. No, hai lasciato un fallimento totale. Ma l'errore non è il tuo. L'errore, cara CT Milena Bertolini, non è il tuo. L'errore è quello che non sei stata cacciata dopo il fallimento dell'Europeo. Qua, lì doveva essere cacciata, lì doveva essere cacciata. No, ti teniamo perché in Italia l'importante è fallire, il posto ce l'hai garantito. Roberto Mancini ha fallito la qualificazione europea, resta lì. La Milena Bertolini fallisce l'europeo e resta lì. Oggi te ne vai solamente perché ti scade il contratto. Forse avevi ancora 2 anni di contratto, restava, tanto avevi fallito. Poi abbiamo presente Gravina che medaglie dei fallimenti una dopo l'altra. In questo ultimo periodo è pieno di medaglie di fallimenti, però è sempre presente della FIGC. Mi spiace dirlo, l'unica responsabile di questo fallimento è del CT Milena Bertolini. L'unica responsabile è lei, perché lei, come mi ha detto, come diceva lei in trasmissione, l'allenatore si deve prendere responsabilità perché mette i giocatori in campo. Tu hai messo le giocatrici in campo, non hanno giocato. Hanno giocato con la paura e la responsabilità unica è la tua, signora Milena Bertolini. Per questo motivo io mi auguravo oggi che non aspettavi la conclusione del tuo contratto, non aspettavo quello. Aspettavo che oggi mi dicevi mi dimetto perché ho fallito, perché hai fallito. Convocazione senza senso, convocazioni senza senso. Oggi scelte folli, con tutto il rispetto di Benedetta Orsi, che oggi andranno tutti su di lei per quell'autogol. Quell'autogol sarà rivisto in tutti i social, in tutte le televisioni, ma la colpa non è la sua. La colpa non è la sua. Tu in una partita così fondamentale dovevi mettere la Salvai, Cecilia. Non hai messo Cecilia, per quale motivo? Non volevi mettere Cecilia che ce l'avevi con lei, ma sceglievi un'altra di esperienza. Un'altra di esperienza, basta. Ora hai fallito, ti dovevi dimettere, aspetta la scadenza del contratto benissimo, ma te ne vai con l'ennesimo fallimento. L'ennesimo fallimento di una gestione Gravina sempre peggio. Una gestione Gravina sempre peggio. E pensai che questo modello è partito con la vittoria contro l'Argentina. Ci poteva stare la sconfitta con la Svezia, ma oggi arrivavi che avevi il destino nelle tue mani, bastava 2 risultati su 3. 2 risultati su 3, andavi contro Sudafrica, 50ª nel ranking UEFA, in 2 competizioni di Coppa Campione, non vince una gara e oggi ti ha battuta. Oggi ti ha battuto, zitta e a casa, zitta. Oggi non si parla, oggi zitta e a casa. Ennesimo fallimento di una gestione Gravina davvero penosa, patetica. E chi neanche i fatti parlano chiaro, i fatti non parlano. Ora ci siamo fatti tanto riempire la bocca
del calcio femminile? Benissimo. Ora via con le infrastrutture, via con gli sponsor, via con le grandi manovre. Basta riempirci la bocca, perché queste ragazze lo scorso anno sono diventate professioniste. Ora ci vogliono le infrastrutture. Ci voglio che ogni squadra, tu, quale sarà, devi trattare le giocatrici da professioniste. Devono avere la loro struttura, devono avere lo stadio, devono avere lo loro tutto. Basta! Basta! Ennesimo fallimento! Perché le medaglie dei fallimenti a noi non ci piace, a Gravina piace, che ora ha il petto pienissimo di medaglie per fallimento, ma oggi è l'ennesimo fallimento di un movimento calcistico che ha fatto schifo. Oggi è l'ennesimo movimento di una federazione che fra europei, mondiali, Olimpiadi, calcio femminile, Europea del 21, ha fallito dappertutto. L'unica gioia di un movimento che poi non è neanche merito di Gravina, è stato l'Europeo vinto Under 19 e la finale fatta dagli Under 20. Ma lì Gravina non c'era neanche, no, Gravina non sapeva neanche che si svolgeva quelle competizioni. Ma ci rendiamo conto? Siamo di fronte all'ennesimo fallimento. Mi dispiace, io oggi pensavo tutto, oggi pensavo di fare un video tutt'altro che gioioso, perché io oggi ero convinto che l'Italia al 90% passasse il turno. Ero convinto, ero convintissimo, ero pronto a fare un altro video. Invece devo essere qui, devo fare l'ennesimo video di un altro fallimento, di un'altra rovina del calcio italiano. Mi dispiace, signori miei, Milena Bertolini si dovrebbe dimettere, tanto a fine, quanto resta? Altro mese di contratto e poi se ne va a casa. Gravina, mi dispiace dirlo, ancora resta, perché dopo l'ennesimo fallimento si dovrebbe dimettere, però non lo farà. Mi dispiace, l'Italia è fuori dal Mondiale Femminile 2023. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao!